pensando al luogo ideale per riscoprire le atmosfere più autentiche della montagna, muoversi in un contesto ambientale meravigliosamente unico. Rivivendo il passato, il pensiero va a San Chirico Raparo, questo suggestivo centro agricolo montano situato su di uno sperone roccioso alle spalle del Monte Raparo, lungo il torrente Racanello. Il toponimo potrebbe essere derivato da San Quirico di Conia, martire molto onorato dai monaci orientali. L'antico nome del paese era Polisandra, che sorgeva nei pressi della fonte Puzzandrana, in località Noceto. Distrutto dai Romani, venne riedificato nell'attuale sito nel VII secolo d.C. Nell'undicesimo secolo vi si impiantò una comunità di monaci basiliani che edificarono l'abbazia di Sant'Angelo. Infeudato dai Normanni, si succedettero nel tempo vari feudatari. Centro vivace, San Chirico Raparo si distinse per attivismo durante il periodo della rivoluzione napoletana ed in epoca risorgimentale. Era presente un circolo politico che diffondeva idee liberali e che vedeva particolarmente impegnata la famiglia Magaldi. Nel 1860 si formò un comitato insurrezionale che aderì con entusiasmo all'Unità d'Italia. Alla metà del 1700 San Chirico era uno sviluppato centro per le manifatture tessili. Nel paese esisteva un laboratorio per la tessitura del cotone e della ginestra. Il paese presenta diverse ed interessanti emergenze architettoniche. Interessante il centro storico, che conserva l'aspetto caratteristico dei comuni montani, con viuzze strette, collegate tra loro da rampe e scalinate e raccolte intorno al castello, forse opera dei bizantini, distrutto dal terremoto del 1857. Oggi gli abitanti chiamano castello i ruderi rappresentati da uno spesso muro che faceva parte di una torre a pianta quadrangolare dove risiedeva il potente barone. Ma è l'abbazia di Sant'Angelo a rappresentare la nota architettonica più rilevante di San Chirico, tanto che per la sua importanza venne proclamata monumento nazionale nel 1927. L'abbazia fu fondata nell'undicesimo secolo da San Vitale, monaco siciliano dell'ordine di San Basilio. Si tratta della struttura superstite di una delle 400 chiese bizantine esistenti nell'Italia meridionale. Nella parte sottostante si trova un'ampia grotta nella quale, tra stalattiti e stalagmiti, furono ritrovate le celle dei monaci scavate nella roccia e dove è visibile un affresco dell'undicesimo secolo, raffigurante San Michele insieme ad un orante. Il percorso nel centro storico è impreziosito dalla presenza di interessanti portali litici e di palazzi quali l'elegante Palazzo Barletta, che conserva nelle sue stanze, tra arazzi e mobili d'epoca, i segni di un illustre passato. Nella parte più alta del paese, nella parte sottostante ai ruderi del castello, sorge la chiesa madre, dedicata ai santi Pietro e Paolo, riedificata sui resti di una precedente chiesa alla fine del Settecento e completata nel 1854 dagli architetti napoletani Germino, padre e figlio. Di notevoli dimensioni mostra la facciata di stile tardo barocco e neoclassico. L'interno a tre navate custodisce altari di marmo policromo con nicchie lignee molto decorate, ma l'opera più preziosa è il polittico che domina nell'abside a sinistra. Realizzato nel 1531 da Simone da Firenze, proviene dall'abbazia di Sant'Angelo a Raparo. L'artista articola le tavole in una struttura scenografica con sotto la vasta predella
col Salvator Mundi tra gli apostoli. A destra dell'abside c'è il dipinto di La Bella di Missanello, il Cristo risorto con due angeli. Nella quarta cappella si nota la statua lignea di Santa Sinforosa, patrona del paese, e accanto c'è un gran reliquario con ampolla d'argento contenente il sangue della santa, conservato in una custodia in marmo del XIX secolo. Nella terza cappella è da notare una bellissima scultura lignea di Madonna in trono. Una visita merita la chiesa di Santa Maria, ex convento domenicano. Custodisce, nella prima nicchia a sinistra, due affreschi attribuiti all'ambito di Giovanni Todisco di Abriola. Sopra un altare ligneo, con tabernacolo riccamente decorato, si nota la tela della Madonna del Rosario, con 15 pannelli raffiguranti scene della vita di Gesù. L'opera è di scuola napoletana della seconda metà del Cinquecento. La parte centrale, con la cupola ottagonale, mostra quattro dipinti ad olio del XIX secolo, mentre a destra, in una nicchia, si nota il gruppo scultoreo dell'Annunciazione. Fuori dal paese è ubicata la Torre di San Vito, torre di avvistamento a base quadrata costruita tra il 500 e il 700. Ma San Chirico è anche natura. Oltre il paesaggio, caratteristica è la sorgente del torrente Trigello, il cui corso d'acqua scompare in autunno e riappare in primavera, fenomeno dovuto alla natura carsica del terreno. È qui, in questo entusiasmante scenario naturale, che San Chirico Raparo offre il privilegio del contatto con una ambientazione straordinaria che diventa parte della vita di chi la esplora, luogo ideale per ritrovare un benessere spirituale in una realtà che ha proiettato il presente nel passato.